Sono 17 i nuovi casi al momento accertati di positivi al virus a seguito anche del cluster registrati presso il presidio ospedaliero di Rocca d'Aspide. Uno dei precedenti casi si è negativizzato ed è dunque guarito. Pertanto, al momento e salvo ulteriori aggiornamenti a seguito dell'evoluzione degli esiti degli accertamenti tramite tamponi molecolari eseguiti in queste ore, i casi di positività al virus nel nostro comune sono saliti a 28. A comunicarlo il sindaco di Rocca d'Aspide, Gabriele Giuliano. In questi giorni, dall'inizio di questo nuovo anno, abbiamo dovuto registrare presso il nostro presidio ospedaliero un cluster di contagi che ha creato oggettivamente problemi alla struttura e direi conseguenzialmente per effetto della diffusione del contagio tra nostri concittadini, personale sanitario e non, anche alla nostra comunità. Questa situazione che si è verificata presso il nosocomio locale certamente è stata una situazione inaspettata, una situazione che tutti noi non avremmo immaginato, ma che purtroppo si è determinata e si è prodotta, chiaramente, come sempre accade, in quel posto in cui le condizioni di rischio sono oggettivamente più elevate. E ha colpito, purtroppo, devo dire, il personale sanitario, che è quello che da ormai quasi un anno in prima linea svolge il lavoro in condizioni sempre di alto rischio. Ad oggi noi abbiamo un numero di contagiati tra il personale sanitario che è di 14 infermieri, 2 OS, un tecnico di radiologia, 2 medici e 6 ausiliari. In totale il personale sanitario che risulta aver contratto il virus è in numero di 25. Molti di questi purtroppo sono nostri concittadini, per lo più tra il personale sanitario. E devo dire, questo numero è un numero anche significativo. Ovviamente intorno a questo c'è tutta una catena di contatti che pure è stata valutata con chiaramente i protocolli previsti e quindi con attività di isolamento e di tamponamento dei contatti, tra cui naturalmente ed inevitabilmente direi sono venuti fuori ancora casi di positività. La situazione nel nostro comune, quindi, ad oggi, rispetto all'ultimo dato che è stato fornito, dove avevamo 12 casi accertati ed attivi, è che si è saliti in maniera molto vertiginosa a 28. Oggi abbiamo avuto la comunicazione di un guarito, ma nel frattempo se ne sono positivizzati, come dicevo, 17, per cui il totale complessivo ad oggi nel comune di Rocca d'Aspide dei positivi è di 28.